Amici, buongiorno a tutti, io sono Michele e benvenuti su MCARP. Oggi vi spiego un pochino il mondo dell'online e del catfishing online. Quindi se avete pazienza vedrete qualche unboxing e qualche riflessione. Ma prima vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube, perché se siete appassionati di catfishing questo è il vostro canale, e quindi iscrivetevi, attivate la campanella per non perdere nessun nuovo video che esce tutti i venerdì e ogni tanto qualche video anche durante la settimana. Con la campanella sarete sempre avvisati. Ma prima sigla! Amici, siamo a Ostellato, zona più o meno zona cavalli, diciamo così, ma non sono qui per parlarvi di questa sessione, che questa sessione l'avrete già vista in un filmato precedente, che vi metterò il link in descrizione. Ma sono qua per parlarvi di catfishing, anzi acquisti di prodotti catfishing online. Allora, io sono di Ferrara, come molti di voi già sapranno, e negozi di pesca specializzati in catfishing a Ferrara. C'era un posto molto bello secondo me che si chiamava Miba, che era a Vigarano Pieve, ma non esiste più da anni, e negozi specializzati purtroppo sono secondo me morti, nel senso che non ci sono più a Ferrara. Anzi, vi esorto a dirmi negozi dove andate se siete di Ferrara, negozi di pesca catfishing, specializzati in catfishing, dove possiamo trovarli. Ne conosco uno a cioè c'è un negozio zona non mi ricordo come si chiama, vabbè, comunque c'è un negozio di pesca generale con qualche prodotto di catfishing. C'è il Decathlon, che però io sì, ci acquisto delle boilies per comodità, perché ce l'ho praticamente, non dico dietro casa, ma molto vicino, e quindi quando esco da lavoro e ho bisogno di qualcosa, devo fare pasturazioni, l'acquisto online non è immediato, e quindi mi è comodo fare un discorso di acquisto al Decathlon. Però a dire la verità, i prodotti del Decathlon, cioè, preferisco altro. Sono purtroppo per me affezionato ad alcuni marchi, che sono Fox, che sono Nash, che sono Corda, marchi che in questi discount, in questo negozio sportivo e in altri negozi non specializzati in catfishing facciamo fatica a trovare, e quindi mi affido a internet. Ho fatto un esperimento, nel senso, vabbè, io sono un po' così, vivo nel mondo dell'informatica, il mio lavoro si basa sull'informatica, e quindi prima cosa che ho fatto, ho aperto diversi siti, mi sono fatto prima un elenco di quello che mi serviva. Mi servivano dei piombi, del monofilo nuovo, alcuni accessori e tantissima minuteria, perché sono intenzionato a fare dei chod, mettermi a fare i chod. Poi se vi interessa vi faccio anche il tutorial su come costruire il chod, un bel po' di roba. E quindi vari siti, alla fine mi sono focalizzato su 4 siti: catfishingonline.net, che è di Badia Polesine, Pagliarini Fishing, che è di Canaro, quindi stiamo parlando della provincia di Rovigo, Black Hook, che ho parlato col proprietario, quindi dall'accento non ho guardato di dove erano, ma sono di Roma per forza, o comunque sono laziali, e un altro sito dove avevo comprato diversi anni fa tutta la minuteria
della Carporas, che era l'unico che la trattava, che riusciva a trattarla, che è Hobby Pesca Acquari. Com'è andata? È andata bene, diciamo. Un po' particolare, un po' travagliato, diciamo che io sono abituato ad acquistare molto in internet e solitamente c'è una prassi, soprattutto io solitamente acquisto sul sito Angling Direct, che è un sito inglese, una catena di negozi inglese fornitissima, hanno tutto, poi basta fare il cambio da sterlina a euro e hai una spesa di spedizione che siamo sui 10 euro, ma se vai a calcolare quanto spenderesti in Italia senza spese di spedizione e quanto spenderesti lì, spendi meno là. Però per campanilismo, perché siamo in Italia, perché siamo in periodo Covid, perché vogliamo vincere tutto e vogliamo essere i migliori qua in Italia, ho detto compro solo da siti italiani. Quindi, messo a confronto questi quattro siti, guardato uno per uno i prodotti che mi interessavano, ho messo nel carrello di ogni sito il prodotto, quello che costava meno, e sono arrivato ad avere quindi quattro liste. Quattro liste una per Black Hook, una per hobby e pesca, una per catfishing online, una per pagliarini. Non me ne voglia pagliarini, ma i prezzi erano quelli più alti sulla maggior parte dei prodotti, quindi ho declinato la mia scelta a pagliarini solo per alcuni prodotti e marchi che gli altri non trattavano. Ad esempio, Pagliarini tratta Forge Tackle, che è un marchio nato da un ragazzo italiano che adesso vive in Slovenia, e più precisamente proprio a Bled, e ha fondato questa azienda che si chiama Forge Tackle, che si sta espandendo sempre di più e fa dei prodotti molto molto interessanti, soprattutto molto robusti, creati da pescatori per pescatori. Questo effettivamente è così. Sono le cicale che mi stanno distruggendo, c'è un albero, un unico albero. Questo albero è comodo perché mi fa ombra, se no ci sono 57 gradi oggi, però c'è un rumore, un casino, che sì, è veramente una roba fuori dal no mondo. Vabbè, detto questo, quindi Pagliarini ci andrò fisicamente a comprare alcuni prodotti che non ho trovato negli altri negozi. Nulla da dire, cioè alla fine è un negozio fornitissimo, bellissimo, continuerò ad andarci, anche perché alla fine stiamo parlando di centesimi, eh? Ad esempio un prodotto costa 5,90 euro, da lui costa 6, però alla fine avevo la possibilità di decidere dove spendere meno e quindi ho deciso di investire i miei soldi nel negozio dove mi faceva i prezzi migliori. Quindi, domenica sera faccio partire l'ordine per tutti i tre negozi: Black Hook, Hobby Pesca Acquari e Catfishing Online. Allora, Catfishing Online è strepitoso come sito, nel senso che si vede che è stato proprio creato da professionisti. Fai il login, una volta loggato, metti nel carrello tutti i tuoi prodotti. Io l'avevo già fatto al sabato, ma dopo perché non avevo tempo, ho dovuto praticamente portarmi a domenica a fare l'ordine. E fatto l'ordine, ho preso anche la mosca, fatto l'ordine al sabato, vado a riaprire alla domenica a sera il sito. Tanto mi è arrivata una mail che mi dice: perché non hai ancora acquistato? C'è qualcosa che non va? Ti diamo uno sconto del 5% sull'acquisto, e quindi mi arriva subito un codice del 5% da inserire come coupon. Gran cosa. E quindi
c'è ancora l'elenco di tutti i prodotti che avevo scelto. Metto anche il mio codice coupon, supero i 100 euro in maniera tale, 99 euro in maniera tale che ho anche il corriere gratis, e mi dicono in 24-48 ore puoi pagare con PayPal e avrai i tuoi prodotti a casa. Fantastico, più semplice così, più lineare. Questo è come fanno i classici siti ben organizzati, ti danno tutto disponibile, quantità veramente disponibili, tac, parte tutto martedì, quindi 48 ore avevo già il mio sacchettino. Ci sono rimasto male perché pensavo di avere ordinato il mondo e invece ho un sacchettino che dopo vi faccio vedere cos'è arrivato. E gli altri due siti invece hanno una procedura un po' meno standardizzata, o comunque un pochino meno English o da e-commerce ben organizzato, ecco, diciamo così, quindi un pochino meno organizzato come e-commerce, dove parliamo di Black Hook, faccio il login, mi inserisco. Una volta inserito, che cosa faccio? Ok, mi dà la possibilità di pagare, vabbè, alla consegna, ma non lo faccio mai, con bonifico o con PayPal. PayPal c'è un 3% mi sembra di in più se paghi con PayPal. Perché? Vabbè, a parte questo, non pago con PayPal. Io i bonifici non li pago, lo faccio online, quindi ci metto un attimo, poi dopo al massimo gli mando la contabile. Ma come funziona? Funziona che tu fai l'ordine, arriva la mail a loro, loro ti devono rispondere. Una volta che ti rispondono e ti dicono che c'è tutto disponibile, tu puoi fare il bonifico a quel punto con la contabile e ti spediscono i prodotti. Ok, 24-48 ore. Cosa succede? Faccio il mio ordine, avevo già suddiviso tutti i prodotti, quindi erano tutti contati, tutti perfetti, ma arriva la mail il giorno dopo, quindi lunedì, con scritto: gentile cliente, tutto a posto, tutto disponibile, ci dispiace però perché non ci sono le Fox Swivel Quick Change, cioè le girelline a sgancio rapido. Le Fox hanno un numero particolare che è il numero 7 come misura, e quindi o usi le sue con i suoi piombi e con i suoi accessori, se no tutti gli altri solitamente sono nati per la misura 8 e quindi poi non ci azzeccano su tante cose. Mi risponde comunque molto gentilmente dicendo che se voglio ci possono essere le Nash. Dico: le Nash non le voglio perché non mi piacciono, però va bene, scorpora dal prezzo quel prodotto lì e siamo a posto. Grande. Mi scorpora dal prezzo, mi manda quindi la mail con i dati bancari per l'IBAN per fare il bonifico, gli mando subito il mio strepitoso bonifico, la contabile, così dico: grande, così il giorno dopo ce l'ho e vado a pescare anche con quelle cose lì e riapro anche quell'unboxing lì. E invece mi chiama un numero, sono via in bici, arrivo a casa con la bici da corsa, mi chiama un numero, dico: ecco, solito che mi vuol vendere il depuratore d'acqua oppure chissà cosa, o è Sky che come al solito mi dice: perché te ne sei andato, ti faccio una super offerta. Ma non me ne frega assolutamente nulla, anche perché io le vendo quelle cose. E invece no, è Black Hook, mi dice:
Guarda, mi oh, guarda che mi dispiace perché c'è. No, dai, è stato gentilissimo il signore mi dice: guarda, mi dispiace, ma il tavolino Nash che avevi ordinato, ho ordinato quei tavolini Nash da mettersi sulle gambe, che così quando mangio non sembro un eremita. E il tavolino Nash, il ragazzo che prepara le spedizioni, si è sbagliato, in realtà non c'era. Quel tavolino ti stava mettendo il tavolino l'XL, quello grande da gazebo. E al che mi dice: però il problema è che tu hai già pagato il bonifico e quindi non riesco a ridarti indietro. Ok. Sì, adesso andiamo nel comparto. Strani incontri a Ostellato. È in forma, sì, che fischietta. Vabbè, e a parte questo, quindi mi dice praticamente che sono finiti, che non c'è neanche il tavolino e quindi non mi può dare indietro quei 15 euro di tavolino. E se mi serve delle altre cose, ma no, che non mi servono delle altre cose, io ho preso quelle cose lì. Vabbè, alla fine, così tanto per, ho preso due piombi e cosa ho preso? Ah, una confezione di Boyless Any Water da 1 kg. Mi ha detto: guarda, ti do le banana Scopex, che se non le hai mai usate, queste prendono dappertutto. Ok, prossima volta le provo, ragazzi, e vediamo se prendo dappertutto oppure no. Senza pasturazione o stellato o un po' di primaro, le proviamo e vediamo. Parte questo, ok. Siamo arrivati al dunque anche qui e mi ha spedito tutto. Oggi è mercoledì, doveva arrivare oggi, arriverà giovedì. Perché Bartolini mi ha scritto: purtroppo oggi non è arrivato, arriverà giovedì. Allora io ci tengo a dire che sto criticando in maniera molto tranquilla solo il metodo di questo e-commerce. In realtà continuerò ad acquistare da loro, continuerò ad acquistare in tutti questi siti perché hanno delle cose eccezionali, dei prezzi importanti e quindi ci tengo a dire che sono comunque negozi dove vi invito anche voi a acquistare, perché ad esempio Black Cookie in particolare su non tanto minuteria ma su prodotti come possono essere monofili Fox, ho preso la vaschettina Camo, che dopo poi vi farò vedere quando mi arriverà tutto. Hanno dei prezzi che sono, non li ho trovati da nessuna parte, dei prezzi del genere, quindi dei prezzi molto molto interessanti, proprio si risparmiano 3-4 euro su ogni prodotto. E quindi ci tengo a dire che io continuerò ad acquistare da loro senza problemi e che non è successo assolutamente nulla, anzi, però così è anche un modo per migliorarsi. Se guarderai Black Cook questo sito, questo video, ci sono alcune criticità che altri siti non hanno. E quindi questo ti porterebbe ad avere, anche solo con un sistema di un database che ti permetta in tempo reale di aggiornare le quantità che hai in negozio, è un modo per non creare poi dei disagi ai clienti e per essere più efficienti, più efficaci e veloci nello sbrigare la spedizione del prodotto, perché adesso ci sono siti purtroppo per noi
realtà italiane che sono veramente molto molto veloci, in un giorno hai a casa il prodotto anche se lo ordini chissà da dove, costi zero di spedizione e quindi questo ci tenevo a dirlo. Ultimo sito, parliamo di non mi ricordo più perché mi è arrivata una notifica di un WhatsApp di mia moglie che mi dice come sta procedendo. Ok, adesso lo dico. Hobby pesca e acquari. Ok, hobby pesca e acquari, strepitosi. Come vi dicevo, ho preso delle cose che in altri siti non avrei mai trovato, non questa volta ma al tempo, perché avevano questa linea Imperial Baits che continuano ad avere, la linea Carporas che ha con i vari Centurion e vari Mausnagger, dei prodotti eccezionali che continuo ad usare da tantissimi anni con grosse soddisfazioni. E questo però che cosa, come mi sono trovato questa volta? Abbastanza bene, anche lì un po' laboriosa la questione dell'ordine, nel senso domenica faccio partire l'ordine, mi rispondono solo il lunedì per dirmi lì hai la possibilità di ordinare con di pagare con PayPal. Arriverà poi, passerà il corriere GLS, negli altri passa invece il corriere BRT. E altre cose particolari, anche lì fai l'ordine ma non paghi subito e quindi la roba non viene spedita subito, ma fai l'ordine, loro vanno a verificare che i prodotti siano in magazzino, anche lì un database che in automatico va a verificarlo, sarebbe la cosa ideale per non avere la perdita di un altro giorno. Detto questo, mi arriva la mail con scritto purtroppo mancano alcuni prodotti, io ho ordinato tipo 20 piombi e ne hanno solo 6 in stock e una vaschetta da mettere sopra il secchio da 17 litri della Tracker che non era disponibile. Mi danno come disponibilità fra 7 giorni i piombi e non so quando in agosto per la vaschetta. Allora, alla fine che cosa ho fatto? Gli ho mandato una mail dicendo, chiedendo di modificarmi l'ordine e quindi ho deciso di non prendere più anche il bidone della Tracker ma prendo quello della Fox con la sua vaschetta che ho visto che avevano sempre nel loro sito. Gli ho chiesto di inserire le girelle che non aveva più Black Hook, spendendo qualche centesimo in più, ma le faccio inserire lì. Il tavolino purtroppo non ce l'hanno loro e i piombi gli ho chiesto se avevano disponibilità, allora se non quello di 4 once, di 4 once e mezzo. Ok, giorno dopo mi rispondono con l'ordine aggiornato e mi dicono che i piombi, salvo verifica, sono disponibili quelli da 4 once e mezzo. Perfetto. Allora, oggi, tanto che ero in pesca, quindi stiamo parlando già di mercoledì, gli ho detto che van bene, quindi 14 piombi, perché 6 li avevo già presi da 4 once, 14 piombi da 6 once e mezzo, e se da 4 once e mezzo, e mi arriva poi la conferma di pagamento con PayPal. Ok, ho già mandato oggi il pagamento e quindi siamo mercoledì, in teoria venerdì dovrei avere i prodotti. Però vedete la differenza tra un sito che ha il database sempre aggiornato sulla disponibilità dei prodotti
e la domenica ordinato, martedì già pronto, che io mercoledì venivo a pescare, ho detto, tac, se riesco porto tutto qua. Invece gli altri due siti, purtroppo per loro, e continuo, ribadisco che continuerò ad andarci tranquillamente ad acquistare perché sono perché mi fa piacere, perché mi trovo bene, ma hanno una gestione un pochino meno professionale, tra virgolette, rispetto ad altri siti internazionali. Per oggi è tutto, perché sennò il video diventa troppo lungo e vi invito di nuovo ad iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Attivate la campanella, ogni venerdì alle 18 un nuovo video. E iscrivetevi perché? Perché questo, se siete appassionati di car fishing, è il canale che fa per voi. Allora, importante, quindi prossima settimana vi farò l'unboxing di quello che mi è arrivato da carfishingonline.net e poi man mano che mi arrivano vi farò anche gli unboxing degli altri due negozi di pesca. Per ora è tutto, alla prossima, ciao!